Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono Maria Teresa Cometto, sono una giornalista. Da New York scrivo per il Corriere della Sera di Business e Innovazione. Sono anche la coautrice con Alessandro Piol di Tech and the City sulla comunità delle start-up qua a New York. Vi parlo dalla sede dell'Italian Trade Agency qua a New York, che ha organizzato questa conferenza. So che siete centinaia, è molto bello sapere del successo di questa iniziativa, che è anche indice di quanta voglia di fare c'è in Italia tra gli imprenditori giovani, gli innovatori, le start-up come voi. Siamo nel mezzo di una crisi globale che interessa non solo l'Italia, ma anche l'America e tutti i mercati, ma è proprio nel mezzo delle crisi che spesso emergono idee nuove, che sono nate anche start-up di grande successo. Successo perché hanno saputo individuare dei bisogni concreti, hanno dovuto gestire le loro risorse al meglio. Un esempio brillante italiano è Yuxt, la startup che è nata proprio in mezzo al crollo delle dot-com nel 2000 ed è diventata un successo globale per la moda online. Anche da questa crisi l'Italia, sono sicura, può venire fuori facendo leva sullo spirito imprenditoriale, la capacità di innovazione, la voglia di fare, la creatività di tutti gli imprenditori e innovatori come voi. E i nostri cinque panelist che sentirete fra poco sono un fantastico esempio di come l'Italia sia piena di idee e capacità imprenditoriale, non solo nei settori più famosi del Made in Italy, come la moda o l'alimentare, il cibo e il vino, ma anche in settori, in business molto competitivi. Infatti sentirete Audiobox di Simone Tarantino, che è una piattaforma multimediale che sfrutta le tecnologie più avanzate nel cloud computing. Sentirete Caracol di Francesco De Stefano, che fa manifattura avanzata, Alpha Green di Josephine Pace, che lavora nel green tech, e poi anche il fintech, che è il campo di specializzazione di Marta Ghiglioni. Ma prima di passare ai nostri panelist, a sottolineare l'importanza di questo momento e di questa iniziativa, passo ora la parola all'ambasciatore italiano qua in America, Armando Varricchio. Grazie, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a chi ci segue dall'Italia. La nostra moderatrice ha indicato l'obiettivo di questa iniziativa. Dove c'è innovazione, dove c'è cambiamento, è quello l'habitat, è quello l'ambiente nel quale noi italiani ci troviamo particolarmente a nostro agio. Stiamo vivendo questa crisi non soltanto come un problema da gestire, ma come un'opportunità per capire quanto di nuovo sta avvenendo. Tutto questo certamente comporta una capacità di analisi, ma anche di anticipare cambiamenti rapidissimi che si stanno già producendo davanti ai nostri occhi. Ecco perché abbiamo voluto, insieme agli amici dell'Istituto del Commercio con l'Estero, organizzare questo evento. Mi fa particolarmente piacere vedere il successo che questa iniziativa sta raccogliendo e la vostra partecipazione ne è testimonianza. Le start-up sono certamente uno dei protagonisti di questo cambiamento. Realtà piccole che nascono dalla capacità di innovare, di pensare, da quella grande capacità del nostro paese di produrre idee. Ed è per quanto importante che come amministrazione, come governo, come articolazioni sul territorio si sappia cogliere questa voglia di fare fornendo strumenti, fornendo sostegno. Certamente in questo caso fornendo informazioni particolarmente utili. Io ho un ruolo privilegiato nel servire il paese negli Stati Uniti, nel paese che più di tutti continua ad avere la capacità di guardare avanti, di tracciare sempre nuove frontiere. Ed è questo quindi un luogo nel quale si possono trovare delle sinergie molto importanti fra i nostri due paesi. Non è del resto una novità,
Da tempo realtà italiane qui negli Stati Uniti sono partite e hanno saputo raggiungere dei risultati importantissimi. Quello che sta cambiando è la consapevolezza del sistema Italia dell'importanza di questo settore. Già in Italia, nel nostro paese, sono stati creati 8 centri di innovazione. Il governo sta attuando delle politiche volte a sostenere nell'ambito dell'attività di internazionalizzazione il ruolo delle nostre start-up. E qui negli Stati Uniti, ambasciata e agenzia ICE, da cui vi parlo tra l'altro in questo momento, sono a New York, presso la sede dell'agenzia ICE qui a New York, lavorano insieme per favorire una presenza sempre maggiore. Negli Stati Uniti ci sono delle aree che tradizionalmente mettono insieme i vari protagonisti, la capacità di innovare, la capacità di raccogliere fondi attraverso lo strumento del venture capital e un habitat naturale. Vi è certamente l'area di San Francisco, la Bay Area, dove tra l'altro stiamo lavorando per creare un centro di innovazione italiano che sarà una sorta di incubatore nel quale tante nostre startup potranno lavorare per cogliere le opportunità di quell'aria, di quella brezza che si respira nella baia di San Francisco. Vi è l'area di Boston, legata ai grandi poli universitari, e vi è New York. New York da tempo si sta ponendo all'avanguardia e sta offrendo molte opportunità alle nostre startup. Noi dobbiamo certamente migliorare la nostra capacità di sostenere queste iniziative e questa è la precisa volontà del governo italiano, è l'indicazione forte che noi diamo da qui e quindi credo che diffondendo l'informazione, sostenendo le iniziative, anche in questo settore si possano trovare grandi soddisfazioni. Questa è una crisi che sta cambiando il mondo. Nel nuovo mondo noi vogliamo sentirci a casa e certamente le startups potranno essere uno strumento importantissimo di una presenza italiana ancora più forte, ancora più incisiva. Quindi grazie all'agenzia ICE per aver organizzato questo importante momento di incontro. Mi farà molto piacere ascoltare i nostri panelist. Alla fine so che ci sarà anche una sessione di Q&A e quindi invito tutti quanti a farsi parte attiva. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei, ambasciatore. Credo che le parole dell'ambasciatore siano molto confortanti per tutte le startup italiane, sapere che le istituzioni stanno impegnandosi in modo particolare in questa fase per sostenerle. Prima del panel abbiamo ancora un importante intervento, quello del direttore dell'Italian Trade Agency a New York, nonché Executive Director per gli Stati Uniti, Antonino Laspina. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, un grazie a quanti sono collegati. Grazie a quanti sono collegati e grazie soprattutto all'ambasciatore d'Italia negli USA, Armando Varricchio, che ha voluto non solo onorarci con il suo saluto inaugurale di questo webinar, ma come avete sentito si trova qui nella sede dell'ICE di New York. Voglio evidenziare come questo webinar, che ha fatto registrare una presenza notevole, sono più di 200 le società che sono registrate, rientri in una strategia di supporto alle startup che l'ICE ha avviato da qualche anno e quindi questa guida non è un fatto occasionale o isolato, ma rientra in una strategia, in un piano d'azione che cerca di portare un numero crescente di startup a contatto con i mercati affinché, confrontandosi con le nuove opportunità, possano avere l'evoluzione che tutti sognano, quello di diventare i cosiddetti unicorni. Nel corso degli anni ICE Agenzia ha avuto la possibilità e la capacità anche di inserire appunto nuovi campi di attività, dall'attività promozionale di tipo tradizionale a quella infoformativa, si è arrivati negli ultimi anni a dare un forte sostegno anche a queste iniziative imprenditoriali che manifestano come l'Italia sia sempre una patria di geni e di soggetti creativi
che hanno bisogno però di essere supportati per entrare sui mercati internazionali. Abbiamo già alcune iniziative che possono evidenziare e hanno fatto registrare anche alcuni successi. In particolare vorrei fare riferimento al progetto Global Startup Program del 2020 che ha permesso 2019 che ha permesso ai soggetti circa un centinaio di essere prima di tutto formati per le esigenze che i vari mercati presentavano e poi sono stati, come si può dire, collocati presso degli acceleratori dei più importanti paesi. Negli Stati Uniti sono state ben 35 le startup che sono state collocate in acceleratori presso le città di New York, di Los Angeles, di Austin, di San Francisco e di Chicago e in alcuni casi abbiamo registrato dei successi. Tra questi voglio evidenziare come proprio la società Caracol, che è presente oggi nel gruppo dei panelist, abbia fondato una società negli USA e abbia sviluppato quelle che sono normalmente le attività a cui mirano le startup. Il secondo progetto, quello di Global Startup Program per il 2020-2021, è già stato strutturato e già finanziato. Naturalmente l'evoluzione di questo e l'avvio di questo progetto è fortemente condizionato dalle situazioni del coronavirus. Tuttavia è importante come già si sia data nella progettualità un seguito e già sono state avviate alcune fasi di organizzazione per quanto riguarda la messa a punto del progetto. Questa attività a supporto delle startup passa anche attraverso una qualificata presenza presso il CES di Las Vegas, nell'edizione 2020, che si è tenuta proprio nei primi mesi di quest'anno, prima dell'effetto della disruption del coronavirus, il sistema Italia si è presentato al CES di Las Vegas con una sessantina di startup organizzate in un padiglione italiano all'interno di quello che è il padiglione, diciamo, della ricerca e dell'innovazione che si chiama l'Eureka Park. Per il 2021 si sta lavorando, sempre che si possa pensare a un new normal, addirittura a un ampliamento dell'area destinata alle startup italiane con la possibilità che si possa portare anche un numero crescente di imprese al contatto con il mercato. L'attività va a completarsi, il supporto sul mercato americano a beneficio delle startup si completa con un altro evento che si è svolto sempre nei primi mesi di quest'anno tra una collaborazione tra ICE Agenzia e JP Morgan. JP Morgan organizza a San Francisco un grande evento di presentazione delle startup che sono alla ricerca di capitali per il finanziamento. L'ICE e JP Morgan organizzano a Latere un evento molto importante di pitch che permette anche lì una quarantina di startup di avere una qualificata audience soprattutto di grandi e potenziali investitori e per quanto riguarda il 2021 si sta lavorando a una riedizione. Naturalmente questa edizione del 2021 presenterà dei caratteri che possono essere di assoluta importanza in quanto i temi del lifestyle che sono quelli che JP Morgan e ICE Agenzia hanno già individuato nel passato diventeranno certamente di assoluta attualità. Quindi una guida per le startup affinché possano aver facilitato il contatto con questo mercato e affinché possano trovare anche nel team che opera presso l'ufficio ICE di New York le risposte per la loro prima fase di attività di insediamento. Vorrei quindi ringraziare il team che ha lavorato per la predisposizione di questa guida, costituito da Valerio Soldani e da Sebastiano Marchese, e naturalmente vorrei anche ringraziare l'autore di questa guida, Simone Tarantino. Quindi ringrazio ancora quanti stanno partecipando e confermo ancora la disponibilità della struttura di New York per qualsiasi servizio di assistenza e di informazione che dovesse rendersi necessario per le startup. E grazie per la vostra attenzione. Grazie direttore, c'è molta carne al fuoco, come avete sentito, molte iniziative e la più immediata di cui tutti quanti voi potete usufruire è questa guida per le startup innovative che vogliono entrare nel mercato americano. Abbiamo qui con noi l'autore della guida, Simone Tarantino. Ciao Simone, qua a New York. Buongiorno. Simone Tarantino su LinkedIn si definisce imprenditore seriale, innovatore, consulente per le startup
È anche, fra l'altro, un mentore delle startup presso l'acceleratore ERA qua a New York, dove l'anno scorso il primo gruppo di startup italiane che aveva partecipato al Global Startup Program ha passato parecchie settimane e ha imparato molto. Simone, innanzitutto complimenti per la guida perché è veramente molto pratica, molto utile, piena di informazioni utili da tutti gli aspetti legali, logistici, le tasse, i visti di lavoro, come si assume la gente, e ci sono anche un sacco di indirizzi utili e link utili. Tuttavia il lancio di questa guida capita proprio nel mezzo della crisi per il coronavirus. Come questa crisi, che tipo di impatto ha avuto questa crisi sull'ecosistema delle startup in Italia e anche qua a New York? Maria Teresa, grazie. Grazie ambasciatore Varecchio e direttore La Spina per l'introduzione. L'ecosistema globale delle startup, non soltanto in Italia, non soltanto negli Stati Uniti, è stato impattato in maniera molto, molto pesante. E stiamo parlando di un ecosistema che, e questo è un dato che difficilmente si va ad associare al mondo delle startup, ma il valore dell'ecosistema globale delle startup tra 2015 e 2018 è stato di circa 3 trilioni di dollari in valore. Questo equivale a uno dei paesi del G7. Ha visto nel 2019 un influsso di circa 300 miliardi di dollari di venture capital. Questo ci dà un po' la visione di quanto è importante, di quanto non bisogna sottovalutare, come giustamente il governo italiano sta facendo da diversi anni. Non bisogna assolutamente supportare il mondo delle startup, perché le startup sono l'economia, la nostra economia del domani. La tua domanda: cosa il Covid ha combinato? Dall'inizio della pandemia circa il 75% delle startup globali hanno dovuto licenziare i propri impiegati. Questo vuol dire che hanno dovuto ridurre di tantissimo le loro operazioni. Un dato interessante è che questi licenziamenti sono stati inferiori in Europa, probabilmente dove c'è un pochino più protezione, e molto più alti qua negli Stati Uniti, che sono stati vicini all'85%. Ma il dato un pochino più preoccupante è che il 40% delle startup globalmente è considerato in zona rossa, ovvero ha in banca meno di 3 mesi di sostentamento di vita. Quindi è preoccupante, perché questo ovviamente è legato al fatto che c'è stato un drastico declino nelle revenues globalmente, grazie proprio a questo Covid. Però tutto questo è legato da un dato che ci fa pensare al meglio, ci fa pensare, ci fa sperare che si possa, non dico velocemente, ma si possa a breve riuscire a rigirare questo momento. Il mondo del venture capital ha reagito in maniera positiva. Gli investimenti globali sono solo scesi del 20%, addirittura negli Stati Uniti sono scesi solo del 15%. Questo vuol dire che il mondo del venture capital ha capito che è un momento temporaneo e sta comunque immettendo capitali nelle startup. Questo è importante, perché avere capitali e capire come fare pivot, come reagire in un momento così difficile a livello globale, fa intendere quanto è importante il mondo delle startup. Grazie mille per questa introduzione. Fabio Bufalini chiede come si fa ad avere la guida. Penso che si possa scaricare gratuitamente dal sito dell'Italian Trade Agency. E comunque domande tecniche rispetto al supporto alle startup alla fine del nostro panel potranno essere risposte direttamente dal direttore dell'Italian Trade Agency, Antonino La Spina.
Ora passiamo all'esperienza sul campo dei fondatori delle altre quattro startup che abbiamo qua ospiti, e chi è venuto qua in America, ma non solo, sa quanto è importante imparare a fare bene un pitch, e qua in America un pitch in inglese. E quindi per presentare le startup che abbiamo qui, direi di fare un giro di pitch da un minuto ciascuno, partendo da Francesco De Stefano, il CEO e cofondatore di Caracol. Francesco, fra l'altro, è stato una delle startup ospiti qua a New York l'anno scorso nell'acceleratore ERA. Francesco, spiegaci in un minuto che cos'è Caracol. Buonasera a tutti, Maria Teresa, grazie mille e grazie per l'invito a ICE e a tutta l'organizzazione. E in breve, cos'è Caracol? Caracol è una startup innovativa che cerca di partire dai vantaggi della stampa 3D e superarne i limiti per offrire soluzioni customizzate design to production per vari settori industriali. In particolare, Caracol si offre come one-stop partner per i servizi avanzati di stampa 3D e andando ad integrare le tre capability fondamentali della value proposition della manifattura additiva. Uno, utilizzando un range di materiali polimerici combinati con varie fibre rinforzanti per andare su applicazioni avanzate, per esempio la fibra di carbonio. Due, utilizzando non solo stampanti 3D, ma andando a superare i limiti delle stampanti 3D, sviluppando una tecnologia robotica proprietaria che stampa pezzi di grandi dimensioni. E tre, andando a sviluppare un know-how specifico di design and engineering per la stampa 3D, che ci permette poi di essere più efficienti e avere riduzioni di costi maggiori per i nostri clienti. Siamo partiti nel 2018. Nel 2019, come sottolineato da Maria Teresa, abbiamo fatto il Global Startup Program, dove alla fine del quale abbiamo aperto la nostra società US, abbiamo triplicato i ricavi rispetto all'anno precedente e quest'anno abbiamo aperto il mercato americano e già a metà anno siamo riusciti a raddoppiare rispetto all'anno precedente. Congratulazioni Francesco, poi continueremo a parlare del vostro sviluppo e della vostra crescita sul mercato americano. Josephine è fondatrice e CEO di Alpha Green Solutions, dal 2017 vive negli Stati Uniti, dove ha fondato questa startup. Josephine, che cos'è Alpha Green Solutions? Allora, innanzitutto grazie per questo invito e grazie Simone per avermi coinvolto. Allora, Alpha Green in realtà è una startup un po' atipica rispetto alle altre oggi qui, perché è la versione americana, è la versione potrei dire modificata di un'azienda italiana. È arrivata qui con l'idea di entrare sul mercato dal punto di vista commerciale, continuare a commercializzare i sistemi in piping innovativo che facciamo e vendiamo già in 80 paesi al mondo, ma ci siamo presto riconfigurati come startup dedicata molto di più alle iniziative nel green building come system integrator, quindi proponendo dei sistemi di cogenerazione con dei partner che abbiamo conosciuto qui, una grande azienda americana che è anche una delle aziende di riferimento di NYSERDA, uno degli enti, era stato in New York per l'efficientamento energetico e per le politiche green, per il cosiddetto nuovo Green New Deal di cui si sente molto parlare, e dall'altra parte abbiamo rafforzato la nostra anima R&D avendo oggi in pipeline già tre progetti nell'ambito di biorefineries per tutta quella che è l'attività waste to energy da una parte e dall'altra parte la produzione di bio-based materials e components, che ingredients in generale, che vanno in alcune industrie molto specifiche come quella dei nutraceutici, cosmetici e la parte bio-based su biopolimeri, biofuel, tutto questo grazie a un sistema nostro proprietario di cattura CO2. Che abbiamo implementato grazie alla ricerca, allo sviluppo e anche a finanziamenti pubblici che abbiamo utilizzato in maniera virtuosa in Europa e che abbiamo trasportato qui e che quindi abbiamo avuto modo di scalare con i partner giusti. Grazie. Chiaramente questo è il posto dove trovare questi partner giusti, quindi questo è... Grazie Josephine. Andrea Calcagno. Andrea Calcagno è presidente, CEO e cofondatore di Cloud for We. Andrea, raccontaci che cos'è Cloud4Y è una startup dual company headquartered a New York con uno sviluppo prodotti in Italia
che fornisce una soluzione di location-based customer insight, aiuta organizzazioni medio-grandi a raccogliere i dati dei clienti, ad analizzarli e definire delle azioni che possono aiutare la conversione o migliorare l'esperienza. Attualmente abbiamo una customer base abbastanza ampia di brand primari che hanno adottato la nostra soluzione in ambito worldwide, brand come Adidas o il gruppo Prada, Lacoste o anche a New York, compagnie come New York Botanical Garden, che è il nostro cliente, e CFI e anche Trump Organization ha adottato la nostra soluzione. Come pitch primario è sufficiente, penso. Certo, grazie mille Andrea. E ora Marta che ci parla dalla Silicon Valley, esperta di innovazione fintech e da quest'anno alla Singularity University. Marta, buongiorno. Che cos'è la Singularity University e che cosa ci fai tu? Certo, buongiorno a tutti. Grazie mille per avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa. Allora, la Singularity University nasce nel 2009 dall'idea dei due cofondatori, Ray Kurzweil e Peter Diamandis, di portare conoscenza e leadership da tutto il mondo in Silicon Valley per discutere appunto di come la tecnologia può migliorare la vita delle persone, in modo concreto. E da lì ad oggi è evoluta, è diventata una community che è presente in 127 paesi del mondo e si occupa di appunto collegare innovatori start-upper con aziende e altri leader in ogni tipo di settore per proprio rendere più democratico e più accessibile l'impatto che oggi chiunque può ottenere grazie alla creazione di una propria azienda o all'applicazione di tecnologie. Io sono subentrata dall'inizio di quest'anno dopo aver fatto parte di alcuni dei loro programmi negli ultimi 4 anni della faculty, in particolare basata in Italia in partnership con Talent Garden, e mi occupo dell'area fintech, che era la mia area di expertise, e quindi di raccogliere trend e informazioni dalla Silicon Valley e non solo, e renderli accessibili ai partecipanti, ai vari programmi che sono presenti sia in Italia che nel mondo. Una caratteristica appunto di come funziona Singularity è che pur facendo parte del chapter italiano, si è in realtà parte del chapter globale, quindi è stato fatto tanto lavoro, non soltanto, diciamo, a maggior ragione è più importante se fatto tutti insieme, se fatto cross border, diciamo così. Grazie mille, grazie Marta. Torniamo qui a New York con Simone. Simone, come accennavo all'inizio, tu lavori fra l'altro nell'acceleratore ERA, dove l'anno scorso hanno partecipato, hanno seguito il corso le startup italiane. Ecco, entrare in un posto come ERA, in un acceleratore come ERA, è il modo migliore di partire per una startup italiana interessata al mercato americano? Beh, è sicuramente uno dei migliori. L'acceleratore ERA è uno dei più forti, considerato l'acceleratore che ha il più grande successo sulla East Coast. Ha investito attivamente in oltre 200 startup ad oggi, ha sotto il suo ombrello diversi unicorn. Quindi sì, assolutamente, la difficoltà è riuscire a entrarci. Loro hanno due programmi all'anno, che durano 4 mesi. Per ogni programma accettano tra le 10 e le 14 startup e per ogni programma arrivano tra le 1500 e le 2000 applicazioni da tutto il mondo. La selezione è molto lunga, è molto difficile e qui vale quello che dico sempre a tutte le startup, e la regola qua negli Stati Uniti per un acceleratore, per un angel investor, per un venture capital è che loro cercano una scusa per dirti di no. Hanno talmente tante persone, tante startup, tanti imprenditori che vogliono finanziamenti, che vogliono entrare nell'acceleratore e tutto, che se si è meno che perfetti è difficile entrare. Quindi quello che secondo me è la cosa più importante è prepararsi tantissimo, capire che cosa l'acceleratore chiede, come lo chiede e soprattutto capire qual è il linguaggio che bisogna usare con l'acceleratore.
Qua negli Stati Uniti un'altra cosa che secondo me è molto importante è che le startup italiane tipicamente non riescono a capire fin dall'inizio, è che qua sono importantissimi i numeri. I deck italiani, e ne ho visti tantissimi, sono bellissimi, sono pieni di parole, pieni di storie, ma sono poco concreti. Qua l'acceleratore, come un investitore, come un venture capital, vuole sapere quanto è grosso il mercato, qual è il tuo valore all'interno del mercato, quali sono i tuoi costi nel primo anno, qual è il tuo potenziale di uscita in 5 anni, quali sono i tuoi costi dei dipendenti tra 1 e 5 anni. Quanti clienti puoi avere, come li puoi avere, numeri, numeri, numeri. E questa è una cosa che deve essere un po' messa nella testa delle startup italiane, perché in Italia si racconta molto bene la storia, qua invece conta poco la storia, conta molto di più la concretezza del numero. Scusa, Simone, c'è una domanda da Calacà. Calacalac, chiede se c'è un settore specifico su cui è specializzata ERA. Dunque, ERA è abbastanza orizzontale. Il fatto che abbia un network di mentor, di circa 500 mentor, che va molto orizzontale su tantissimi settori, fa sì che loro possano lavorare con startup in tantissimi industries. Certo che hanno una predilezione per il tech, ovviamente, perché i fondatori sono dei technology, quindi hanno un po' una predilezione per quello, ma sono abbastanza agnostici. Ho visto startup nel food, nel vino, ho visto startup nel healthcare, nel pet, assicurazioni per cani e gatti, ho visto diverse cose che sembrano un po' al di fuori di quello che può essere il tipico acceleratore, però invece c'era un'ottima idea, un'ottima idea. Grazie Simone. Francesco, tu hai partecipato al programma l'anno scorso proprio in questo acceleratore, qual è la lezione più importante che hai imparato durante il tuo soggiorno, il corso qua a New York? Certamente, diciamo che credo che si ricolleghi anche molto a quello di cui parlava Simone. Come startup italiana, anche approcciando il mondo venture capital o comunque il fundraising e lo sviluppo commerciale sul mercato italiano, tendiamo a dare molta enfasi magari alla storia, una storia cliente, un business model coerente da quel punto di vista. Però quello che per noi è stato veramente un grosso cambiamento, un passo in avanti, dove sento che abbiamo imparato molto, è quello di essere in grado di avere una visione di insieme sull'equity story, quindi riuscire a mettere insieme un pitch che sia strutturato e che copra tutte quelle che sono dei check fondamentali che gli investitori negli Stati Uniti fanno, e fanno in maniera strutturata e ripetitiva, quindi in realtà si può utilizzare su vari aspetti, e che copra anche tutta la parte di solidità numerica, come diceva Simone, ma anche che abbia una consistency. Cioè la consistency all'interno della propria storia, del proprio pitch deck, su tutte quelle che sono variabili, sia quantitative, quindi crescita, costi, cash absorption, ma anche qualitative, quindi dove stiamo andando, che mercati di riferimento, diventa fondamentale. E saperla presentare in maniera effective è stato sicuramente una delle aree su cui abbiamo lavorato di più e su cui ci sentiamo che siamo cresciuti molto. Hai dovuto, grazie al loro input, aggiustare il tiro rispetto ai vostri obiettivi sul mercato americano? Assolutamente sì, non lo nego. Per noi anche dal punto di vista del business model c'è stato molto challenge su quello che poteva essere il business model, perché giustamente andando ad approcciare un mercato di riferimento così ampio e magari così diverso rispetto a quello che è il mercato italiano, avere una value proposition specifica, coerente e diretta, che permetta già di avere un impatto da subito sul mercato, è stato un forte cambiamento che noi abbiamo dovuto mettere in atto, quindi assolutamente sì. Grazie Francesco. Marta, il sito della Singularity University dice che la tua università, fra virgolette, attrezza leader, organizzazioni e startup con la mentalità, gli strumenti e il network per affrontare le più grandi sfide globali. In concreto, che cosa si può aspettare una startup che frequenta la Singularity University?
Offrite programmi tipo acceleratori o che cos'altro? Negli anni Singularity University è molto evoluta ed è cambiata anche nella sua offerta. Si è partiti dall'inizio soltanto con un'iniziativa che si chiamava anch'essa GSP, ma non per Global Startup Program, ma per Global Solutions Program, e si occupava di raccogliere persone da tutto il mondo, 80 in particolare all'anno, portarle in Silicon Valley al NASA Ames Research Center in California per 10 settimane e farle focalizzare su problemi globali e su tecnologia prima ancora che sulla soluzione. Negli anni ovviamente la richiesta di innovazione e di visibilità di questo network è cresciuta e si è evoluta più verso la creazione di startup all'interno di questo tipo di programma, fino anche poi a spin-offare, a creare uno spin-off della parte di acceleratore, che però poi ci si è resi conto nel tempo aveva un grosso, aveva una difficoltà, cioè calare queste soluzioni al di fuori della bolla, tra virgolette, della Silicon Valley, che è una bolla all'interno del mercato americano, che è un'ulteriore bolla, per avere veramente un impatto globale. Nel fare questo ci sono state varie iterazioni e il programma per le startup nel 2020 ha avuto una pausa, ma rimane tutta la struttura online sulla parte di leadership, che è dove Singularity University si distingue veramente. Quindi è possibile trovare informazioni e risorse su come accedere al network, su come entrare in contatto con i soggetti che hanno questo mindset esponenziale, quindi di applicare concretamente la tecnologia per cambiare, per avere un impatto su quelle che durante il programma che facevo io erano 1 miliardo di persone nel mondo. Cioè il modo in cui Singularity University cerca di formare leadership e di istruire appunto sia startup ma anche proprio soprattutto persone, perché poi alla fine, soprattutto nelle fasi iniziali di una startup, è importante come leader e come persone avere quel tipo di mentalità ed essere in grado di costruirla e di trasmetterla nelle varie fasi di crescita delle startup verso problemi molto ampi e molto importante che abbiano un impatto veramente globale. Quindi all'interno del sito si trovano queste informazioni, in particolare in Italia si partirà con dei nuovi programmi e siamo in una fase un po' come tutti di reboot e penso che sia un messaggio anche importante per le aziende in generale nel non perseverare in qualcosa che non sia ancora perfetto, ma nel cercare sempre il perfettibile, nel cercare sempre di fare di meglio. E quindi sì, ci sono tante informazioni che si possono trovare e a maggior ragione col fatto che quest'anno tante cose sono avvenute online, grandi opportunità di connettersi prima di rivedersi anche di persona. E puoi dire che tu sei disponibile ovviamente a tutti i partecipanti a questa discussione per dare un feedback, per rispondere alle loro domande, ti trovano facilmente su... Assolutamente sì, mi trovate su LinkedIn, su Twitter, ovunque. Diciamo, io sono arrivata la prima volta in Silicon Valley nel 2016 attraverso questo progetto, che era appunto il Global Solutions Program con una borsa di studio italiana. E come persona che aveva ricevuto una borsa di studio italiana avevo sentito forte la necessità del give back, no? Di dare indietro, di lavorare con startup italiane. Ed è quello che faccio tuttora. Singularity University è una parte del mio tempo, per il resto mi occupo di consulenza startup. Ho lavorato nel venture capital in Italia con Unicredit, mi sono occupata di aspetti regolamentari e di gestione delle pubbliche relazioni e delle, diciamo, relazioni istituzionali per diverse startup fintech attraverso un'associazione che avevamo fondato. Quindi assolutamente è il messaggio dal punto di vista Singularity è proprio più di leadership per tutto quello che è anche pratico e tecnico e mentalità, eccetera. Silicon Valley, accesso qui, molto felice di essere a disposizione di tutti i partecipanti di oggi. Grazie mille, Marta. Andrea, tu hai iniziato la tua avventura americana proprio nella Silicon Valley, ma poi a un certo punto hai deciso di trasferirti a New York. Come mai? E quali sono, secondo te, i vantaggi e le differenze fra l'ecosistema newyorkese rispetto alla Silicon Valley? Certo, allora per dare un po' più di insight, come dicono qui io come tutta l'azienda è partita in Italia, quindi siamo un'azienda, un gruppo di lavoro italiano che dopo aver chiuso il primo round, un round importante di 4 milioni di dollari da un VC primario italiano, quindi prima a crederci nel progetto è stato un VC italiano, abbiamo trasferito i key people a San Francisco, l'obiettivo di estendere la capacità dell'azienda e anche la capacità di raccolta all'interno di una
mercato che era di riferimento in quel momento per l'azienda, dove eravamo in una fase di sviluppo molto tech-driven. E quindi quanto si sviluppa un'azienda che ha una componente tech rilevante, dove la prima fase soprattutto nella costruzione di partnership tecnologiche, sicuramente la Silicon Valley, no? È l'unico posto, penso, dove si possa andare a validare un aspetto prettamente tecnologico. Quindi abbiamo fatto questo sviluppo in Silicon Valley, dove tuttora abbiamo un ufficio, e ci ha permesso anche di costruire quella credibilità necessaria, non solo dal punto di vista tecnologico, anche di traction, di mercato, che ci ha permesso di chiudere poi un round con un venture primario della Silicon Valley. Qualche tempo fa, chiaramente nella maturazione dell'azienda, dove l'azienda è uscita da una fase tecnologica, è un'azienda che lavora molto sul mercato, quindi lavora con brand primari, quindi cercava la sua identità all'interno di uno scenario molto business driven, chiaramente New York è diventata sicuramente una tappa molto naturale. Alla fine New York è l'epicentro del business, no, americano, dove qualsiasi startup che è focalizzata non più un aspetto soltanto tecnologico, ma soprattutto un aspetto di mercato, è chiaro che New York è stata una scelta naturale. Le differenze principali tra New York e San Francisco per una startup sono, secondo me, essenzialmente tre. Una è l'environment. Silicon Valley è un environment, Silicon Valley, San Francisco è un environment tech-driven. Significa che chiaramente tutto ciò che ruota in una discussione, anche in un'analisi, lasciatemi dire, di valutazione, la componente tech è una componente molto rilevante. Quindi il networking è un networking molto tech-driven, dove comunque noi i topic e gli elementi che vengono posti all'attenzione hanno una propria identità. Questo è molto diverso a New York, dove l'environment è molto business first, quindi in realtà in alcuni casi forse è molto più business first rispetto al tech, dove la componente tecnologica è a supporto del business. Invece in Silicon Valley a volte, no, soprattutto nelle fasi iniziali di un'azienda, il business è a supporto della tecnologia, quindi c'è una prospettiva molto diversa. Secondo è l'ecosistema, non l'ecosistema che ti trovi intorno, mentre la Silicon Valley è un ecosistema molto tecnologico, e anche l'identità del venture capital è un venture capital molto diverso dal punto di vista proprio di DNA. In questo momento i venture capital si stanno un po' più globalizzando, quindi non c'è più venture capital che fa solo investimenti in Silicon Valley, solo a New York, ma ormai venture capital non fanno investimenti cross board. Però sicuramente c'è una differenza che è rilevante su questo aspetto. Terzo è la time zone. Per una dual company, per un'azienda che ha una forte operatività anche in Europa, la Silicon Valley ha un problema abbastanza strutturale di time zone, no? Significa effettivamente riorganizzare la tua vita in un modo diverso. Quando vivi in Silicon Valley hai comunque una forte base di operatività in Europa, il tuo giorno, no, inizia molto presto, alle 4, per avere un po' di sovrapposizione, mentre New York ha sicuramente un beneficio strutturale, dove è molto facile, no, organizzare e lavorare la tua quotidianità con l'Europa e anche con la Silicon Valley. Sicuramente è un vantaggio abbastanza strutturale in alcune fasi di sviluppo dell'azienda. Certo. Io aggiungerei anche un aspetto che è emerso molto forte quando io e Alessandro Pioli abbiamo fatto la ricerca per il libro Tech in the City, cioè la diversity. A New York c'è una comunità molto più diverse e quando si esce a fare networking si ha l'occasione di interagire e di assorbire idee, nuove idee di business anche, da professionisti, da persone di tutti i settori immaginabili, dall'arte ai media, dalla moda alla finanza. Europea. Esatto, sì, è molto più ricca, diciamo così, di personalità diverse e quindi più stimolante da questo punto di vista. Non so se sei d'accordo. Assolutamente, questo è un aspetto caratterizzante soprattutto per alcune startup, dove chiaramente questa componente è una componente essenziale per lo sviluppo anche, quindi è molto rilevante.
Certo. Torniamo un attimo ancora nella Silicon Valley. Marta, la Singularity University sta proprio a Mountain View, nel cuore della Silicon Valley, ma negli ultimi anni molte startup si sono mosse non solo a San Francisco, ma anche a Los Angeles. Secondo te la Silicon Valley sta perdendo un po' del suo fascino? Lo chiedo dal punto di vista delle startup italiane che devono decidere dove mettere piede. Certo, penso il tema fondamentale sia sempre ragionare di che cosa una startup ha bisogno e dove può trovare quello di cui ha bisogno. San Francisco e la Silicon Valley sono, come diceva giustamente Andrea, l'ambiente perfetto se c'è bisogno di una grossa crescita in ambiente tecnologico e un grosso network di sviluppo tecnologico. Quello rimane e anche diciamo, la difficoltà a livello economico che nasce nel basarsi in Silicon Valley, perché è proprio uno dei motivi principali per cui le startup tendono a spostarsi dalla Silicon Valley in questo momento sono gli alti costi, sia dal punto di vista del costo della vita, ma anche poi mi sento in feedback, ma anche il costo dei dipendenti, degli employee. Al tempo stesso è però anche il luogo dove dal punto di vista tecnologico il networking è molto qualificato, gli investitori sono molto focalizzati e sono molto recettivi a tutto quello che è innovazione appunto strettamente tech. Come in tutte le cose appunto, più che cercare di venire in Silicon Valley a prescindere, che magari a un certo punto della storia poteva essere un'ottima opzione comunque, è interessante riuscire a ragionare invece di come far parte di un network qualificato e di come utilizzare la posizione della propria startup in modo strategico per appunto trovare e ricevere le informazioni e le risorse più adeguate e più utili. Grazie Marta. Simone, torniamo a New York. Tu fai il mentore delle startup e quindi ne hai viste parecchie. Quali sono gli errori più comuni che le startup italiane fanno venendo qua in America e quindi le cose da evitare? Appunto, come dicevo prima, tutto parte dalla preparazione. Se si vuole venire negli Stati Uniti, una cosa che ho visto purtroppo in tante startup italiane, bisogna avere il sito in inglese, bisogna avere una presenza forte su LinkedIn in inglese, bisogna avere il proprio Twitter, bisogna avere essere coerenti nei vari profili, bisogna sicuramente essere su Crunchbase, su AngelList. Questo perché un investitore, un possibile cliente, un acceleratore va a vedere chi sei. E questo è uno degli errori più comuni che le startup italiane fanno quando vogliono approcciare gli Stati Uniti. Ma secondo me la cosa più importante è un errore di mentalità, nel senso che la startup italiana tipicamente vuole venire negli Stati Uniti senza capire che per farlo deve fare un investimento di tempo, ma soprattutto un investimento di marketing e strutture. Per ogni startup italiana che vuole entrare negli Stati Uniti ce ne sono 200.000 altre che fanno una cosa simile, parallela o vicina, che vogliono fare la stessa cosa. Per cui bisogna distinguersi, bisogna essere preparati a dare quel qualcosa di più. Avere la mentalità dell'investimento marketing, di cercare di fare delle uscite stampa, di lavorare con partner locali e tutto a dei costi. Gli italiani tipicamente pensano di poter arrivare qua senza fare quel passo. E secondo me, e lo dico sempre, è un errore molto forte, perché credono più nel loro prodotto che in quello che il prodotto deve dire all'esterno. E questo può davvero tagliare le gambe al loro ingresso negli Stati Uniti. Josephine, tu hai iniziato a fare imprenditrice in Italia, nell'azienda di famiglia, e poi a un certo punto hai deciso di venire in America. Come mai? E qual è stata la mossa più azzeccata e quella più sbagliata che hai fatto?
Allora, la mossa più azzeccata è stata venire in America. La sbagliata è stata farla forse dopo troppo tempo rispetto a quando lo avevo pensato, quindi forse sarei dovuta arrivare qui un 3-4 anni fa, ma va bene comunque, meglio tardi che mai. Guarda, allora, la motivazione è stata in realtà una naturale evoluzione della mia azienda, perché in tempi non sospetti mio padre, che è sempre stato un innovatore, ha iniziato a vendere sui mercati internazionali. La mossa che non si è fatta è quella di, perché se ne sono fatte tante altre, è stata quella di innovare un po' il modello di business e appunto andare verso un integrarsi, no? Con altre tecnologie innovative, con altre tecnologie nella parte green tech e clean tech, che per noi erano, come dire, una tendenza naturale, ma che, come hai detto giustamente tu, qui c'è la grandissima componente di una diversity, no? nella community, che ti aiuta tantissimo nello sviluppare queste partnership, soprattutto partnership con coloro che già stanno innovando in quel senso, e a volte le tue stesse diciamo nuove linee di ricerca e di innovazione, magari da un'altra parte pluripremiate, ma qui trovano il modo di scalare in maniera veramente veloce. Quello che dico spesso io quando parlo con colleghi in Italia, dico: io sono venuta qui perché voglio fare in 5 anni quello che avrei fatto in 5 generazioni in Italia. Ed è quello che sta già accadendo. Quindi sono contenta di questa scelta. Dall'altra parte sono, diciamo, contenta di questo evento, di quello che ho sentito finora, di quello che ho letto, soprattutto in questa guida, che senza voler banalizzare nulla e senza voler, come dire, fare le cose semplici, però in maniera abbastanza chiara, diretta e senza mettere troppi ostacoli sull'orizzonte di chi vuole fare questo salto, dà tutte le indicazioni. In realtà, secondo me, ci vuole, come dire, una voglia, un coraggio di saltare, come dire, quel pond, come dicono alcuni venendo agli UK, e di farlo in maniera, come dire, consistent, senza poi arrendersi alle prime difficoltà, perché le difficoltà si trovano, io stessa le ho trovate, ho dovuto modificare delle cose, quindi tornando anche a quello che diceva poco fa Simone, è sicuramente noi avevamo fatto un piano, avevamo fatto moltissime ricerche di mercato, avevamo un sacco di punti di partenza, però poi, come tutti i piani, come dicono i generali che lavorano negli eserciti, non appena arrivati sul campo di battaglia non valgono più. Quindi arrivati qua, poi bisogna essere capaci di avere un piano un po' più rolling, che lo srotoli e comincia a prendere altre sembianze. Quindi ci vuole molta flessibilità e non bisogna, come dire, mollare le prime difficoltà. Quindi per questo è importante avere questa rete come quella di cui oggi siamo qui, diciamo, testimoni, di cui siamo parte, di altri imprenditori che lo stanno facendo, che lo hanno fatto, che lo sappiano fare, di gente come Marta che fa anche consulenze e dà una mano alle altre startup, di tutta una serie di reti anche istituzionali che secondo me sono molto importanti e sono molto determinanti in determinati momenti. Quindi io la vedo così, penso che è un salto che molte aziende, diciamo anche della manifattura tradizionale, ma che è sempre innovativa comunque in Italia, dovrebbero pensare di fare. Certo, io l'ho fatto in maniera radicale perché da owner della company sono qui, diciamo, è una cosa che non sempre si vede questo, no? Si aprono branch commerciali, si manda qualcun altro, però forte, diciamo, di altre esperienze fatte precedentemente e di altri errori e opportunità, diciamo, colte in maniera differente, ho deciso di farlo in prima persona e non sono pentita, ripeto, penso che avrei dovuto soltanto farlo prima. Grazie Giuseppe. Parlando di manifattura, fra l'altro pochi sanno, io lo ripeto sempre quando ne ho l'opportunità, che la prima voce di esportazioni italiane verso gli Stati Uniti non è il cibo, non è il vino, non è la moda, ma sono le macchine utensili, quindi tutta la meccanica di altissimo livello. Meccanica, settore nel quale lavora anche Caracol. Francesco, cosa vuoi aggiungere sulla diversità del modo di fare business fra l'Italia e l'America che hai vissuto e quali consigli puoi trarne per gli altri colleghi che vogliono fare questo passo? Assolutamente. Riprendendo un po' il filone precedente, credo che ci siano due grosse differenze che noi abbiamo riscontrato, ovviamente principali. Una è sicuramente nella relazione con i clienti, sia nello scouting di nuovi clienti che poi nell'andare a convincerli effettivamente a provare le nostre soluzioni. Da startup italiana che arriva nel mercato americano, che non ha una brand equity e quindi deve fare quell'investimento in marketing di cui parlava Simone, devo dire che in tutto
tutte le conversazioni con potenziali clienti che abbiamo avuto, ho notato una propensione al rischio e quindi a provare nuove soluzioni maggiore rispetto a quella che sono i nostri clienti italiani. Quindi un'apertura mentale a provare una soluzione innovativa e a provare le soluzioni di una startup innovativa anche italiana maggiore rispetto a quelli che possono essere dei clienti italiani, dove spesso e volentieri è richiesto un effort maggiore all'inizio di investimento da parte della società per provare che la sua soluzione sia affidabile e quindi poi iniziare eventualmente a fatturare direttamente sul cliente. Quindi il consiglio qui che do è magari agli imprenditori italiani che cercano di approcciare nuovi clienti negli Stati Uniti: siate bold nella vostra proposition e non abbiate paura del rifiuto, perché personalmente io, nei 3 mesi in cui ho fatto il percorso di accelerazione, mi sono accorto che osando di più rispetto a quello che era un mercato italiano, sono riuscito a chiudere delle relazioni con clienti di cui mi aspettavo magari meno, da cui mi aspettavo magari meno. La seconda differenza è quella comunque di value proposition, come dicevo. Quindi in Italia, essendo anche un mercato più piccolo ovviamente, ma anche un mercato magari meno diversificato, una value proposition più orizzontale può anche avere un effetto maggiore. Negli Stati Uniti è un mercato 10 volte più grande, in alcuni ambiti anche molto di più, in cui ci sono tante differenze regionali, e quindi avere una soluzione più verticalizzata, più rodata e consistent arriva al punto prima e attira l'attenzione in maniera più efficace rispetto ai clienti. Quindi lì abbiamo dovuto lavorare molto, e io questo lo do come consiglio a tutti quanti nel percorso eventualmente di ingresso negli Stati Uniti: studiate molto bene la competition, perché è veramente, veramente, so che è una banalità, però è veramente diverso come riuscire a distinguersi rispetto a un mercato più regionale come quello italiano. Grazie Francesco, ora dobbiamo fare un attimo di pausa perché l'ambasciatore Varricchio purtroppo per altri impegni ci deve lasciare e so che vuole salutarci. Ambasciatore? Grazie Maria Teresa, sì, effettivamente sto per rientrare a Washington, ma volevo trarre qualche prima impressione di questo giro di tavola virtuale. Intanto mi fa molto piacere che sia stata apprezzata l'idea. Ho parlato di una forte decisione di sostenere questo processo di creazione di startup, di internazionalizzazione di tante nostre imprese, e questo lo facciamo attraverso una guida pratica, quindi uno strumento, una scatola degli attrezzi che mi auguro possa essere di interesse. Secondo, da queste storie che abbiamo sentito, abbiamo capito come non partiamo da zero, nel senso che noi abbiamo una forte tradizione di presenza economica italiana negli Stati Uniti, di industria italiana negli Stati Uniti e di capacità di innovare. E quindi partiamo già da una base estremamente importante. Questo per fugare l'idea che startup sia una sorta di pianta che cresce in un deserto. Non è così, è già un terreno ben fertilizzato. E il terzo punto è che io ho avuto l'occasione, la fortuna in questi anni di incontrare tantissime startup, tantissimi vostri colleghi in ogni parte degli Stati Uniti. Ho citato prima 3 aree più conosciute: la Bay Area di San Francisco, la zona di Boston, qui New York certamente, ma potrei citare molti altri casi, dal Texas al Missouri. Kansas City è una città straordinariamente interessante, Atlanta, ci sono moltissime realtà, questo è un grande paese molto diversificato, quindi ci sono grandissime opportunità. Quindi si tratta di avere forza, determinazione, come sempre negli Stati Uniti, mai fermarsi di fronte al primo insuccesso. Gli insuccessi sono un'occasione per andare avanti e per imparare, non certamente è un'occasione che deve farci recedere dalla la volontà di cogliere nuove opportunità. Quindi noi ci siamo, credo che anche grazie all'iniziativa quella di oggi possiamo partire con grande entusiasmo e ritrovarci magari in futuro a raccontare grandi storie di successo. Grazie e salute a tutti. Grazie a lei ambasciatore e buon viaggio, buon ritorno a Washington. Intanto stanno arrivando moltissime domande sia nella Q&A sia nella chat room di Zoom,
e risponderemo alla fine. In particolare il direttore La Spina risponderà alle domande più tecniche e anche credo Simone, l'autore della guida, potrà dare un suo contributo. Continuiamo il giro con i nostri panelist per ancora qualche minuto. Andrea, hai detto all'inizio che la tua startup è una dual company. Che cosa significa concretamente e quali sono i vantaggi di una struttura come la vostra? Sì, allora, una dual company è una struttura che nasce molto tempo fa, soprattutto applicata al mondo israeliano, ma poi seguita da diverse country, quindi è un'azienda che ha un headquarter e quindi raccolta dei capitali che può avvenire a livello globale, ma la struttura dei shareholder in America, quindi negli Stati Uniti, e abbiamo un'identità molto forte di sviluppo prodotto in Italia, quindi c'è questa dualità dove dal punto di vista operativo dello sviluppo prodotto, quindi c'è un'entità legale operativa che è 100% partecipato dall'entità che è headquarter negli Stati Uniti, e quindi si crea questo aspetto duale, no? Devi vivere in sostanza due operatività e due elementi legali. Spesso questo viene vista da alcuni investitori una problematica. Per gli investitori che non hanno esperienza di investimento in una dual company, è chiaro, è chiave per qualsiasi startup italiana che si presenta da una raccolta, che si presenta anche con una struttura duale o preduale, capire la cultura di investimento di un venture capital. Questa è un'esperienza personale dove noi ricerca chiaramente di chiudere un round. Siamo un'azienda che ormai è uscita dal early stage, quindi dove già abbiamo chiuso due round di finanziamento. Chiaramente è stato determinante focalizzare anche l'attenzione sulla ricerca di capitale da un venture con esperienza di aziende duali, perché un'azienda duale comporta una serie di limiti. Oggi la legislazione italiana non è così supportive nel mondo delle dual company come quella israeliana, dove chiaramente c'è anche una dualità nella fiscalità e negli statement, no, finanziari, dove per un investitore è molto semplice leggere la dualità e anche soprattutto nell'ottica dell'exit, no? Le organizzazioni complesse possono determinare sicuramente una problematica nelle fasi dell'exit. Però ormai è una best practice applicata dal mondo francese, dal mondo anglosassone, dal mondo australiano, dal mondo israeliano. In Italia qualcosa, lasciami dire, ancora in una fase early stage, dove la dualità è qualcosa. C'è una domanda forse a cui puoi rispondere tu, visto che stai parlando proprio di questo problema. Matteo chiede: cosa succede dal punto di vista societario a una SRL startup innovativa italiana che riceve investimenti da venture capitalist americani? Apre una sussidiaria negli Stati Uniti oppure apre un'azienda americana che acquista la SRL italiana? Allora, innanzitutto raccogliere capitali negli Stati Uniti con un'entità legale italiana è un dream, cioè stiamo parlando. Gli americani investono nelle aziende americane e prima di tutto devi dimostrare che il tuo paese ha creduto in te, sei un'azienda italiana. Quindi c'è una problematica molto strutturale che bisogna tener conto. Fare dei passaggi cosiddetti duali significa avere un piano. Tipicamente un'azienda raccoglie dei soldi, sa che ha un product fit e un go-to-market interesse nel mercato negli Stati Uniti, che significa, no, ho visto una domanda molto interessante, perché c'è una differenza di valutazione rispetto all'Europa e agli Stati Uniti? È una questione di capienza di mercato. Chiaramente se traction è il risultato, se prende il 3% del mercato negli Stati Uniti, chiaramente è molto di più del 3% del mercato italiano. Quindi non è... Scusa Andrea, a questo proposito c'era una domanda legata proprio a questo, di Stefano Di Persio, che dice: a cosa si deve la differenza abissale nei parametri di valutazione delle startup fra USA, Asia e Europa? Se la stessa realtà con traction significativa in Italia e in Europa vale 10, negli USA viene valutata 100, come mai? È sempre un aspetto di potenzialità di mercato. Quindi quando uno decide di diventare un'azienda americana, cioè c'è una differenza strutturale. Venire in America per sviluppare mercato, venire in America per sviluppare un'azienda americana. Sono due cose completamente diverse che non possono essere, no, minimamente confrontate dal punto di vista proprio dei processi. Quindi se uno viene in America per sviluppare un'azienda americana deve fare una dual company,
tipicamente per fare una dual company hai bisogno di investimenti, quindi devi avere un round strutturale che ti supporta, come diceva anche Simone, venire in un mercato nuovo ha bisogno di investimenti, anche c'è il rischio, no? L'errore per una startup è quotidiano, quindi sbagliare significa avere investimenti da poter, no? Supportare l'errore, altrimenti rischi di chiudere. Però sicuramente c'è una differenza completamente strutturale. Se si arriva in America per sviluppare il mercato, è chiaro, è un path. Se si arriva in America per creare un'azienda americana duale con operatività anche in Italia o in Francia o in Israele, sono due path completamente diversi. L'ultima cosa che volevo dire su questo, che è importante, perché in Italia spesso si confonde startup con piccola media impresa. Cioè, la startup non è una piccola media impresa. La startup è un'entità che ha un'ambizione di diventare grande. E se c'è del venture capital, ha una finalità soltanto: remunerare il capitale dei tuoi investitori. Quindi tutte le azioni che fai nella tua quotidianità è per aumentare il valore, il cosiddetto enterprise value. Quindi non sono scelte tattiche e né scelte strategiche, sono un po' tattiche e strategiche rispetto a un obiettivo. Devi portare un ritorno che è quello che l'investitore, un capitale di rischio, no? Senza garanzie, ha un rischio abissale, dicono, infinito, non c'è un limite del rischio, chiaramente guarda il ritorno dell'investimento. Sono due path diversi. Venire qui per fare, per sviluppare la piccola e media impresa italiana è un path, ma fare startup, nella definizione di startup, come diceva il buon El Serino Piol, startup è un'azienda piccola che vuole diventare grande. Certo. Un'azienda piccola che vuole rimanere nana. Quindi questo, secondo me, c'è confusione e penso che questa confusione spesso, no, si genera, e penso che anche Simone ha affrontato questo tema, ma è importante. Sì. Sono due path completamente diverse: internazionalizzare la tua piccola media impresa, sviluppare una startup all'interno del mercato globale. Sono due temi completamente diversi. Certo. Infatti il venture capitalist che aveva partecipato alla panel discussion alla fine del Global Startup Program dell'anno scorso, e l'avevamo fatta al consolato italiano, diceva proprio questo, che uno dei difetti che lui aveva notato delle startup italiane che arrivano qua in America era non pensare in grande, cioè non dire voglio diventare la Google o che ne so, la Uber o la Apple del mio business, bisogna pensare in grande, giusto? Sì, questo è un tema, c'è un VC americano che non pensa, non investirà mai nella tua azienda se non pensa che diventerai un unicorn, no? Cioè, proprio non ha nessun legame con la sua strategia di investimento. Poi può sbagliare, no? L'errore per un VC, no? Si dice che fa parte del rischio del capitale. Però è chiaro che tu devi dimostrare un path da 1 billion company, altrimenti l'investitore americano non investirà nella tua storia. Grazie Andrea. Francesco, a che punto sei nel diventare una unicorn? A che punto è il tuo programma di sviluppo qua in America? Hai trovato già investitori americani? Cosa sono i tuoi passi? Diciamo che c'è tantissima strada per arrivare a diventare una unicorn. Ovviamente mi ritrovo molto in quello che avete detto sulla difficoltà di pensare in grande. Con molta umiltà lo dico, noi anche quando siamo partiti con l'Europa Startup Program, questo programma ci ha aiutato molto a avere una visione più ampia e non aver paura di rischiare da quel punto di vista. Siamo partiti, abbiamo aperto la società, abbiamo chiuso delle partnership con dei clienti importanti che ci stanno dando un po' di traction sul mercato, siamo in fase di fundraising in cui stiamo parlando sia con VC americani ma anche con VC italiani e europei. Ovviamente la situazione coronavirus ha rallentato il progetto di espansione perché dovevamo già aver aperto un centro di produzione negli Stati Uniti, nel Queens, a New York, che probabilmente verrà aperto nell'ultimo quarter dell'anno. Quel tipo di investimento di cui si è parlato finora è proprio il passo che abbiamo deciso di fare a seguito anche di traction che abbiamo ricevuto per poi avere una struttura lì e consolidare con l'entrata di investitori americani. Grazie Francesco. Giusfin, qual è la tua strategia di espansione sul mercato americano? Su che cosa punti? Come dicevo prima, grazie al fatto di essere qui e delle partnership strategiche che abbiamo siglato, per cui non posso di recente, quindi non posso dare molta disclosure di alcune cose,
Però abbiamo già una pipeline sostenuta, diciamo che nei prossimi 2-3 anni avremo davvero tantissimo da fare. Ci stiamo biforcando e quindi ci struttureremo come team diciamo su questi due aspetti. Uno, quello classico del green building con tutto quello che è la parte di energy saving, e l'altro quello delle biorefineries, chiamiamolo così per fare una cosa univoca, che è tutta la parte invece di sia environmental remediation, sia tutta la parte di sviluppo di nuovi prodotti per tutti quegli ambiti che ci davo prima, quindi dalla nutraceutica ai materiali innovativi. Noi siamo parte del Biobased Consortium a livello europeo, di cui fanno parte le, diciamo, PMI, startup, e anche mega multinazionali, perché è un contenitore molto variegato da quel punto di vista, e abbiamo quindi la fortuna di interagire, diciamo, sulla parte alta con dei partner che quando accolgono la tua innovazione poi ti permettono di scalarla grazie ai loro progetti e dei livelli molto forti. Uno di questi, cui posso fare il nome, diciamo che fa parte del BBI, è Neste, che è il più grande produttore di biofuel al mondo, sono finlandesi, e stanno investendo pesantemente anche qui sugli Stati Uniti, quindi noi stiamo parlando, diciamo, con loro anche attraverso altri partner americani industriali con cui abbiamo siglato degli MOU precedentemente, per avviare i nostri primi progetti. Perché queste piattaforme sono importanti in Europa e come si possono usare in diciamo negli Stati Uniti? Diciamo in questa natura un po' duale che ci dava prima Andrea, ma diciamo anche da un altro punto di vista, perché tutto quello che in Europa o in Italia ha una scala diciamo commerciale industriale, qua quella scala è quasi come dimensione da proof of concept o pilot, diciamo, anche se sei uscito dall'R&D, però sei ancora a un livello di pilota. Quindi quello che per noi in Italia è un impianto grande, qui è un impianto che semplicemente è un dimostratore. Perché è importante questo? Perché una volta dimostrato, almeno nel nostro ambito, una tecnologia, una fattibilità, quei numeri che raccontiamo, sì, e noi numeri per fare l'unicorn ce l'abbiamo anche, però hanno anche una prova concreta, perché noi non siamo una società, come dire, immateriale, ICT soltanto, siamo una società che fa anche molta innovazione fisica, quindi la fa tanto sui materiali come l'ha sempre fatta, quindi dall'ingegneria dei materiali chimici e polimerici ci siamo spostati all'ingegnerizzazione di materiali biobased, quindi che vengono fuori da organismi viventi nel caso di microalghe, o anche dalla composizione di più materiali diversi anche riusati e riciclati. Un tema, questo qua, oggi più che mai interessante, perché tutti gli investitori con cui parliamo hanno ormai tutti una preferenza ESG nei loro investimenti, quindi c'è una grande massa, chiamiamola così, di denaro pronta. Il problema non è tanto quello, ma è saperlo, come dire, attrarre e convogliare sulle cose più importanti. Quindi, diciamo, io ho questa dualità nel senso di due percorsi di crescita sul mercato americano, dove la parte italiana comunque è il nostro zoccolo duro, sia per la produzione di qualità, sia per la parte di innovazione, ricerca e sviluppo, che è quello che facciamo ormai da 20 anni, per cui fantastico, lo sappiamo fare, tra virgolette. Grazie mille. Sì, infatti molte società duali, anche italiane, che operano fra l'America e l'Italia hanno proprio questa caratteristica di sviluppare la ricerca e le tecnologie in Italia e poi usare il mercato americano per il business, per l'espansione come vetrina globale e così via. A proposito di settori, Simone, secondo te tu hai un'idea di quali possono essere i settori in America dove ci sono più opportunità per le startup italiane? Dunque, bisogna fare una riflessione un pochino più ampia. Bisogna prima guardare dove ci sono le opportunità, cioè quali sono i settori più interessanti, e poi andare a vedere quali sono poi interessanti per le startup italiane. Bloomberg Capital ha fatto la release all'inizio di quest'anno di quali sono i settori che pensa siano i più promettenti nei prossimi 5 anni, e ci sono i soliti noti: artificial intelligence, mobility transportation nel contesto della smart infrastructure, healthcare, IoT, advanced manufacturing, giusto per citare un dato che loro scrivono che sembra interessante, e l'81% degli americani pensa che l'artificial intelligence possa migliorare sia a livello personale che a livello di sistema il healthcare. Questo lega le due cose in maniera molto, molto importante.
Ovviamente altri due settori che sono sempre lì e sono anche loro legati a filo diretto con tutto il sistema sono il fintech e la cyber security. Giusto per dare un piccola idea per quanto riguarda l'Italia, di tutti questi settori di cui ho parlato, tra le startup e il Global Startup Program che hanno partecipato nel 2019 a New York, 3 erano nel healthcare e 1, Caracol, che abbiamo qua, nel advanced manufacturing. Questo è testamento che l'Italia sta guardando nel posto giusto e ha la testa per farlo. Una cosa che dico sempre è che l'Italia non ha limiti. La genialità italiana, e l'abbiamo visto storicamente, non ha limiti. Quindi io non riesco a sentirmi di metterla in un devo andare in un particolare industria o nell'altra. Sì, abbiamo talenti diversi, ma l'abbiamo visto che i nostri talenti possono toccare qualsiasi campo, advanced manufacturing, fintech, cybersecurity, e abbiamo eccellenze in tutti i campi e lo vediamo tutti i giorni. Un altro esempio di startup nel mondo IoT, anche lei che ha fatto parte del Global Startup Program, Garden Staff, articoli per giardinaggio, sta facendo la release di un prodotto che ha l'Internet of Things, che automatizza tutti i vari sensori all'interno della casa. Questo vuol dire che l'Italia ha più che un unico settore, è molto orizzontale, è una genialità che deve essere spinta come stiamo riuscendo a fare. Grazie Simone. Se non mi sbaglio, un'altra startup che aveva partecipato al programma dell'anno scorso è Cryptalia, ed è una startup nel settore fintech che utilizza la blockchain per fare finanza senza intermediari. Marta, tu sei l'esperta di fintech. Che cosa ne pensi di questo settore e delle opportunità che offre alle startup italiane? È più o meno difficile, viste le diverse regolamentazioni, visto quanto è complesso appunto dal punto di vista delle norme? Certo, innanzitutto c'è da dire che gli imprenditori italiani del fintech sono abituati a spostarsi all'estero per sviluppare le proprie aziende. Tantissime, la prima generazione delle grandi startup italiane del fintech spesso, anzi nella maggior parte dei casi, si basavano a Londra o comunque sceglievano altre località, seppure europee, per svilupparsi. Questo perché? Perché la regolamentazione in campo finanziario è proprio parte integrante di come tu puoi strutturare il tuo business. Ancora di più, se vogliamo, del campo medico, è proprio come puoi strutturare i prodotti che offri, è letteralmente deciso da una normativa. Ebbene, l'apertura al mercato americano a un imprenditore del fintech europeo spesso sembra una passeggiata, nel senso che a un primo sguardo si sente Stati Uniti, si pensa a un'unica country, quindi ha una semplicità superiore di espansione a livello internazionale. Mentre invece ci sono due cose importanti da tenere in considerazione. Una è che si parla di appunto Stati Uniti d'America, quindi c'è una molteplicità di realtà all'interno del territorio nazionale che è importante da valutare sia dal punto di vista dei bisogni degli utenti che si vanno ad avere in target, sia proprio a livello di risorse che andranno ad essere dedicate per avere uno sviluppo omogeneo sul territorio nazionale americano. Altra importante caratteristica da tenere a mente, oltre a quella strettamente normativa, quindi i mercati sono regolati in modo diverso a livello finanziario tra Italia, Stati Uniti, Europa, eccetera, è anche il tema di come gli americani vedono la finanza rispetto agli italiani. E questo si riflette anche un po' nella mentalità startup italiana rispetto a quella americana. Mi spiego meglio. Il mercato americano è molto più incentrato sul credito rispetto che sul debito, mentre l'Italia è più tradizionalmente legata alla richiesta di prestiti per far crescere la propria azienda rispetto all'apertura del capitale sociale per far entrare investitori che poi vogliono avere un profitto all'interno dell'azienda. Questo si riflette anche nel mondo fintech, in cui quindi le maggiori startup cresciute in Europa e cresciute in Italia risolvono problemi finanziari legati al territorio.
Quando si ha la sensazione che questo problema legato al territorio non sia più solo legato al territorio, ma ci sia un'opportunità di scalare a livello internazionale, allora sì che è interessante guardare al mercato degli Stati Uniti, ma sempre avendo un occhio molto critico e affezionandosi ai progetti nel modo giusto, cioè essendo in grado di comprendere quando e se una mossa di internazionalizzazione è veramente un beneficio per il cliente finale, per l'azienda, per gli investitori di quell'azienda, oppure se in realtà il progetto che va ad essere sviluppato negli Stati Uniti deve essere rivisto e, come diceva anche Josephine, anche nel campo del fintech, aggiustato alle esigenze e alle modalità con cui si funziona negli Stati Uniti. Quindi diciamo sì, è più complesso a livello di regolamentazione, bisogna avere ben chiare quali sono le regolamentazioni di riferimento, ma anche da non sottovalutare il mercato e le diversità interne dello stesso. Grazie mille Marta. Direi che possiamo aprire adesso alle domande che ci stanno arrivando dal pubblico, dall'audience, e una da Sergio Calza è questa: qual è il grado di fiducia che gli americani hanno verso le startup italiane e verso gli italiani nella vostra esperienza? Avete rilevato una diffidenza di base? E io aggiungerei anche invece se avete rilevato una simpatia verso il fatto che siete italiani e avete così delle caratteristiche, magari di creatività diverse. Chi vuole rispondere? Posso provare a rispondere io magari, Francesco. Grazie Francesco. Allora, da questo punto di vista devo dire che anch'io mi sono posto questa domanda all'inizio. La realtà dei fatti è che, magari anche perché comunque l'Italia viene da una tradizione di meccanica, eccellenza, diciamo, dal punto di vista delle prestazioni e performance, nel nostro business model ho sempre rilevato molto apprezzamento e apertura mentale al fatto che fossimo italiani e quindi non nessun tipo di discriminazione o diffidenza. La cosa che, lo svantaggio, diciamo, che si può avere è che comunque, soprattutto nel mercato americano, c'è molta tendenza a cercare di avere una supply chain locale laddove possibile, perché poi comunque ci sono, si comprano componenti in Cina o in altri continenti. Questo fa sì che non avere la produzione negli Stati Uniti, anche se ci si andava a proporre dal punto di vista commerciale, potesse creare uno svantaggio, non solo per la logistica, ma proprio per l'incertezza e la lontananza rispetto al cliente che si ha in loco. E per questo abbiamo deciso eventualmente di muovere parte della produzione negli Stati Uniti, andando a localizzare lì la produzione per i nostri clienti americani. Però in generale devo dire che il mio feedback è stato estremamente positivo, soprattutto perché portare un business model innovativo ci viene riconosciuta poi l'innovatività e la creatività italiana, almeno questa è la mia esperienza. Grazie Francesco. Andrea o Simone, volete aggiungere qualcosa? Josephine? Con la mia esperienza, no? Chiaramente c'è un'esperienza di una startup che si localizza negli Stati Uniti, che deve comunque crescere, trovare dei soldi e quindi andare a validare il modello con un investitore americano della Silicon Valley, quindi Silicon Valley diversa da New York su questo punto, penso che sia molto diverso. Ci sono state due difficoltà: una, arrivando a una certa età, quindi 36 anni, 37 anni, avevo quanto mi sono trasferito col team, quindi eravamo già un'azienda con i soldi. È chiaro che l'investitore, al di là del business, va a valutare anche molto le persone. Cioè in early stage la parte del team è molto più importante del business model, di altri aspetti che comunque cambieranno nel corso della vita di una startup. Quindi c'è una valutazione molto deep in tutti i sensi. Poi dipende più o meno dall'investitore che vuole investire, ma significa gente che vuole capire veramente fino in fondo chi sei, come vivi, come la pensi, come spendi i soldi. No? Entra in temi che sono molto di identificare. È chiaro che da italiano, che se faccio un mercato internazionale late stage, no? Rispetto a un ragazzo che viene a fare MIT o a fare Stanford, dove non sei più un italiano, sei un americano. Quanto passi da quel percorso, il tuo nome, il tuo cognome sono italiani, ma tu sei un americano, non c'entra nulla più. Quindi da imprenditore italiano tu affronti due elementi. Uno, la tua credibilità. La tua credibilità passa a dimostrare che hai successo. Cioè la tua autoreferenziazione di aver successo in Italia, di essere una persona stimata, di avere reference, non interessa quasi a nessuno. Devi dimostrare lì che stai avendo traction, che sei credibile, no? Credibile, tangibile. E la seconda
è la tua, no, ambizione, entrare nella cultura americana perché vieni valutato da un VC americano, quindi il tuo modo di pensare, di agire, di alle domande un po' più hard, è chiaro che devi pensare, no? Gli americani sono molto diversi, no? Io dico, l'ideale per un'azienda italiana è avere i valori italiani, dove i valori italiani in un'azienda americana non esistono, però l'esecuzione americana, c'è una distanza culturale con l'esecuzione oggi di un'azienda italiana. Quindi noi dobbiamo avere esecuzione americana, però conservare i nostri valori. Io su questo ci tengo, no? Questo è un elemento, altrimenti, no? Significa desnaturare l'identità, però sicuramente sull'aspetto di esecuzione gli americani insegnano. Grazie. Lo successo è quello. Grazie Andrea. Una domanda da Luca, credo che possa rispondere il direttore La Spina. Vorrei chiedere se questo supporto alle start-up è solo per aziende italiane o anche per italiani come me che vorrebbero iniziare un progetto con un prodotto made in Italy da vendere sul mercato americano. Direttore. Tutte le attività dell'ICE sono finalizzate al supporto ad aziende che sono italiane. La collaborazione con soggetti non italiani appunto è collaborazione, quindi noi possiamo dare una forma di supporto, però i progetti di startup, così come tutte le altre attività promozionali e infoformative di assistenza, sono destinate ad aziende italiane. Quindi è indispensabile che sia una società registrata in Italia e che a quel punto possa registrarsi, partecipare a tutte le attività che noi facciamo. Grazie direttore. Grazie. Scusate, dicevo grazie direttore. E invece c'è una domanda da Gian Segato che, alla quale forse può rispondere Simone che ha fatto una guida pratica proprio su tutti questi aspetti. Chiede: è possibile aprire una filiale negli Stati Uniti senza un visto o senza una green card? Come si gestisce la cosa da questo punto di vista? Simone. Allora sì, è legalmente possibile, cioè per aprire una C-Corp, una LLC qua negli Stati Uniti non è necessario essere cittadini, avere un visto o avere nulla. Si può fare addirittura online e tutto. E l'unica differenza è che non si può lavorare per quella società, nel senso la persona per poter lavorare all'interno degli Stati Uniti a quel punto deve avere un visto. Io consiglio sempre di affidarsi a un avvocato, ICE ha una lista di ottimi avvocati che possono aiutare in queste cose. Non sono un avvocato, per questo lo dico sempre. Nella nostra guida rispondiamo proprio a tutte queste domande e comunque facciamo sempre il punto di dire che si consiglia sempre di affidarsi a un avvocato che conosce le ultime legislazioni, le ultime normative, quello che succede nel governo, le varie balzelli che saltano fuori sempre a lui. Simone, puoi ricordare ancora a tutti come si ottiene la guida? Perché vedo parecchie domande o difficoltà sul come trovarla online. Assolutamente. Allora, la guida verrà mandata via email, il link a tutti i partecipanti a questo webinar e nei prossimi giorni verrà resa disponibile sul sito di ICE in maniera totalmente gratuita e ci sarà un link nella pagina startup del sito. Stiamo anche lavorando a fare una versione della guida in inglese, che consiglio a tutti quelli che vogliono approcciare il mercato americano di cominciare a essere nella mentalità di switchare dall'italiano all'inglese, perché qua senza l'inglese si fa poca strada. Di fatto io ho sentito certi pitch di startup italiane qui in America molto carenti dal punto di vista della capacità di comunicare. Tu consigli di seguire dei corsi di public speaking, per esempio, o dei corsi che aiutino a fare una presentazione ben fatta? Assolutamente, assolutamente. Giustamente, Maria Teresa, come dicevi, i primi pitch delle startup
che di alcune delle startup che hanno fatto parte del Global Startup Program avevano una grossa carenza nella lingua, sono molto migliorati perché sono entrati nella mentalità che o si parla bene inglese o si ha la confidenza di raccontare la storia, i numeri e tutto con un inglese corretto e buono, oppure si fa poca strada. Ed è un consiglio che faccio sempre: guardate tanti film in inglese, cominciate a leggere libri, passate un'ora al giorno a studiare inglese. L'inglese scolastico che c'è oggi è ancora un po' troppo basso. Per fare business ci vuole preparazione, quindi assolutamente, Maria Teresa, fare qualche corso in più giova assolutamente. È un ottimo investimento, certo. Assolutamente sì. Una domanda da Tommaso Frigerio: può essere un valore aggiunto avere un brevetto industriale anche negli Stati Uniti, e se sì, quale valore nello specifico? Chi risponde? Posso rispondere io, poi se altri vogliono intervenire, ma assolutamente sì, il mondo del VC valuta tantissimo il fatto di avere un brevetto industriale in Italia o negli USA, perché è quel valore aggiunto che protegge l'idea ancora di più. Quindi assolutamente sì, è un qualcosa che specialmente in campi come il manufacturing, come alcune parti della tecnologia, è una gamba in più nella corsa verso la ricerca di capitali. Magari posso anche integrare io, con la nostra esperienza diretta avevamo un brevetto europeo-italiano, nelle dialoghi con i vari VC ci è subito stato chiesto sì, ma siete disposti ad estenderlo lato Stati Uniti, quindi è un check che per poter far valere il brevetto nel mercato americano deve essere esteso anche sulla parte US. Certo, e tu Giosfina hai dei brevetti americani in corso? Sì. Okay. Stiamo cercando di confezionare tutta la parte di know-how su questa parte dell'estrazione dei principi attivi, che è ovviamente è abbastanza complessa, però era da fare, perché era già da fare, come si suol dire, e quindi essere qui ha accelerato un attimo queste attività. Sono assolutamente d'accordo, l'avere dei brevetti o comunque avere del know-how, dell'IP e proteggerlo è uno dei primi passi da fare. Ed è anche una garanzia, perché siamo in un mercato, ricordiamocelo sempre, molto competitivo e anche molto aggressivo da questo punto di vista, quindi a volte noi italiani magari a volte sviluppiamo un qualcosa, soprattutto quando si viene da aziende tradizionali dove l'innovazione si fa tutti i giorni e non è detto che si pensi subito di valorizzarla commercialmente, e invece queste, diciamo, come dire, leggerezze o ingenuità qui non sarebbero perdonate, quindi va fatto, assolutamente sì. A parte che poi se parliamo di startup innovative, in Italia c'è, diciamo, un codice ben preciso che definisce le caratteristiche delle startup innovative, come del resto anche la guida di Simone ricorda molto bene qui in premessa. Avere una privativa industriale, un brevetto, o comunque essere innovativi in maniera certificata è uno dei requisiti, quindi è necessario. Benissimo, grazie Giosfine. Una mia domanda... A proposito di italiani che vengono in America, c'è solidarietà, networking fra gli italiani che fanno le startup in America? Qual è la vostra esperienza? Posso rispondere io? Sicuramente, no, c'è sicuramente networking. È chiaro che il rischio è di non fare troppo networking con gli italiani, no? Perché alla fine... In realtà sicuramente è un valore, è un asset, no? Dal punto di vista proprio nella fase iniziale o comunque nella fase di alcuni topic che sono chiaramente dove il network italiano aiuta tantissimo, però a volte per tanti diventa anche un rischio, no? Rimanere all'interno di networking che poi non ti può isolare. La Silicon Valley è molto diversa da New York, no? La quantità degli italiani in Silicon Valley è molto più ridotta rispetto ai numeri che abbiamo a New York, dove comunque un italiano si incontra in una passeggiata, incontri sempre, e comunque c'è un volume totalmente diverso. In Silicon Valley il numero degli startup che hanno fatto dual company, nel periodo che sono stato io non eravamo più di 10 persone. In realtà non esiste un network di dual company italiani in Silicon Valley, anzi penso che ora ce ne saranno due, tre, non esiste proprio. Quindi
realtà è anche un volume che non esiste attualmente. Marta, tu sei nella Silicon Valley. Prima l'ambasciatore accennava alla nascita di un incubatore italiano. Stai partecipando a quel progetto? Che cosa ne sai? È un progetto che è stato annunciato qualche anno fa e che speriamo venga alla luce sempre più in fretta. L'anno scorso c'è stato anche un incontro che ICE ha sponsorizzato, in cui ha partecipato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella qui in Silicon Valley a Stanford sulle tematiche dell'innovazione. E penso che, come diceva giustamente Andrea, è vero, l'italianità va messa da parte nel momento in cui bisogna cambiare il mindset, ma è bello che comunque gli italiani, rispetto ad altre culture, ed essendo io all'interno di un ambiente molto variegato, non ho altri italiani intorno a me in questo momento, però in generale il modo in cui poi riusciamo un po' a ricreare l'ambiente di casa noi ha un vantaggio rispetto ad altre culture, quindi senz'altro è importante avere punti di riferimento italiani per mantenere quei valori e quella bussola che ci rende innovativi, ci rende diversi ed è un vantaggio competitivo, ma sempre si attenzione a non farsi chiudere in questo ambiente, ma anzi ad utilizzarlo come uno strumento di apertura e di varietà. Grazie Marta. Intanto è arrivata una domanda da Teseo che dice: per quanto ne so, per le attività commerciali è obbligatorio l'approvazione dell'FDA. Per avviare pilot è sufficiente avere l'FDA pending? Chi risponde? Forse il direttore La Spina? O Simone? Diciamo che le competenze, beh, qui pardon, poi naturalmente le esperienze sul campo prenderanno il sopravvento e quindi sono graditissime, perché chi è passato da questo tipo di procedure può fornire questo suo contributo. Se si parla di FDA, l'FDA è l'organismo sovrano che come dire, sovrintende a quelle che sono tutte le procedure che riguardano il food e gli aspetti che possiamo dire riguardano la persona. Questi sono, diciamo, dei passaggi obbligati. Poi, naturalmente, su altri aspetti che sono di carattere tecnologico intervengono tutta una serie di altre certificazioni. Questo è quanto in linea di massima posso dire. Però chiedo alla mia conterranea, Josephine Pace, di fornire gli elementi di maggior dettaglio. No, ma non ho maggior dettagli di lei, questo è sicuro. Però nella mia piccola esperienza posso dire che, come giustamente lei ha ricordato, l'FDA si applica ad alcuni settori, non a tutti ovviamente. Quindi chi lo sta chiedendo sicuramente lavorerà in quel settore. Ma comunque la criticità delle certificazioni, per riprendere anche il discorso che diceva prima Marta sulla parte fintech, è che noi abbiamo a che fare con un paese unico, ma gli stati hanno spesso certificazioni e preferenze su alcuni prodotti, quindi dobbiamo sempre essere settoriali. Quindi oltre a fare le cose che sono federali e generali, poi stato che vai, diciamo standard prevalente rispetto ad un altro, oppure ulteriori certificazioni rispetto a quelle che già generalmente sono richieste. Nel nostro ambito, per esempio, nella parte green tech, nella parte piping, esistono sempre americani, enti certificatori diversi, però poi si scopre che se voglio vendere in California non basta essere certificati per quello che già va benissimo per vendere in Colorado, ma anche un attimo fuori in Canada o da un'altra parte. Quindi in realtà bisogna fare uno studio molto approfondito, questo già prima di venire negli Stati Uniti, però poi essere qui sul mercato, ancora una volta, è come dire, dà quella possibilità di learning by doing, come si suol dire, costante. Per cui ecco perché è importante fare un'esperienza diretta, come dicevamo prima, perché molte cose non soltanto non si trovano diciamo nelle ricerche o nelle consulenze che possiamo fare, ma molte cose poi le dobbiamo sperimentare di fronte al cliente potenziale o al partner potenziale, che poi ci chiede magari cose che non sono da nessuna parte elencate. Quindi sicuramente chi fa food, chi fa integrazione alimentare, esempio quello di cui parlavo prima, chi fa alcune cose deve certamente passare dall'FDA e altri devono passare da N altre certificazioni, ma poi guardare sempre cosa il mercato chiede. Grazie. Grazie Josephine. FDA è importante anche per tutto il settore medicale, ovviamente, per le medicine. Una domanda da Michela Prioli: che peso hanno le incombenze burocratiche? In Italia siamo abituati a tempi molto diluiti, negli Stati Uniti come sono le cose? Simone? Dunque, fa sorridere questa domanda, perché quando si racconta a una startup italiana che qua negli Stati Uniti si può aprire
l'equivalente di una società per azioni in 48 ore e senza capitale sociale, la gente rimane un po' basita. Però è vero, qua si apre una corporation, una C-Corp, online, completamente online, dall'Italia, se si vuole, in 48 ore, e si è attivi per operare il giorno dopo aver ricevuto i documenti via email. Per quanto riguarda la maintenance di una compagnia, anche lì si può addirittura fare tutto da soli. Io consiglio sempre di avere un commercialista a supporto, specialmente quando la società cresce o prende finanziamenti e tutto. Uno, perché così non ci si distrae dal business, ma due, perché così si è sicuri di seguire tutte le normative che cambiano piuttosto spesso. Ma l'ammontare di lavoro di burocrazia è infinitamente inferiore a quello che c'è in Italia, i tempi sono infinitamente più veloci. E questo aiuta tanto il fatto che le startup viaggino e non spendano così tanto tempo a passare dietro le cartacce, ma facciano business, perché alla fine una startup nasce per fare business, non per fare parte. Grazie Simone, credo che stiamo arrivando alla conclusione di questa discussione. Se volete fare un breve pitch finale, alcune considerazioni finali, vi passo la parola e poi al direttore La Spina per concludere questa fantastica chiacchierata. Da chi cominciamo? Da Josephine? Mi sembrava di aver parlato già troppo. Velocemente, grazie per questa iniziativa, assolutamente per quanto mi può riguardare posso restare anche a disposizione per tutte quelle che possono essere mie competenze a dare suggerimenti pratici e a dare una mano a colleghi. Mi fa piacere che si stia creando un po' questo gruppo anche più di qui tra di noi. Conosco italiani, tanti altri, però è sempre bello conoscerne di nuovi, soprattutto di nuovi settori, magari sono un po' lontani da quello che faccio io, quindi grazie di questa opportunità. Grazie Giusfina. A proposito del networking fra startup italiane, mi ero dimenticata di dire che Massimo Brustia, cofondatore e CEO di Doraglia, che aveva partecipato sempre l'anno scorso al programma e fra l'altro mi sembra Simone sia socio di Doraglia, ha appena istituito questa associazione People for Growth, nata come network fra tutte le startup che abbiamo partecipato alla prima edizione del Global Startup Program e quindi proprio vuole lavorare su questo terreno del networking e della condivisione delle informazioni fra tutte le startup che guardano al mercato internazionale. Andrea? Sì, anch'io ringrazio dell'iniziativa e volevo soltanto riprendere il discorso di Simone sulla burocrazia, visto l'esperienza in campo. È chiaro che sicuramente c'è un'agilità negli Stati Uniti rispetto all'Italia, anche se l'Italia, soprattutto con le nuove normative per le startup innovative, PMI innovative, si sta cercando, no, di allineare, ridurre la burocrazia, cioè niente. Però bisogna anche dire che nel momento in cui cominci a raccogliere dei soldi, come diceva Simone, quindi cominci ad avere dei round seri, quindi cominci a raccogliere 5, 10, 20 milioni, cambia completamente lo scenario, dove la compliance e l'attenzione alla compliance è determinante a tutela sia del management, quindi del board, dove comunque i board sono molto attenti all'aspetto di compliance, perché è una cosa che può porre rischio, no, all'interno, e quindi richiede proprio un cambio culturale che in Italia spesso invece non accade, neanche quando poi fatturi 10-15 milioni, quindi qui la compliance, quindi dagli aspetti della cap table, agli aspetti di audit, no? Qui l'audit è una best practice, noi in Italia gli audit si fanno solo in situazioni molto specifiche, quindi inizia una fase che bisogna considerare e questa è una cosa secondo me che vale la pena, no, condividere. Grazie, grazie Andrea. Molto velocemente, Marta? Sì, molto velocemente, fare impresa negli Stati Uniti è un po' come essere su una macchina che va ad altissima velocità.
Quindi bisogna essere preparati a mantenere il controllo. È una grandissima opportunità, mi auguro che tante aziende italiane portino l'estro italiano qui, però nonostante sia molto semplice, tra virgolette, la barriera burocratica all'inizio, entrare in pista, è importante avere chiaro un piano e avere la flessibilità per capire come adattarsi alle varie situazioni che si vengono a creare. Quindi sì, essere eccitati, contenti, entusiasti, sì, essere spaventati e cauti. Se non si è un po' di entrambe, la difficoltà o di non partire o di finire fuori strada alla prima curva può essere dietro l'angolo. Grazie, grazie mille. Marta, Francesco? Io anch'io finisco i ringraziamenti, sono molto d'accordo con quanto ha detto Marta finora, dico che proprio perché è un po' più spaventato ma ha un piano, il Global Startup Program è un ottimo modo per mettere un piede nell'acqua e capire un attimo come espandersi nel mercato internazionale. Quindi a tutte le startup che in questo momento stanno valutando questa possibilità consiglio vivamente di applicare. Grazie a tutti. Grazie Francesco. Direttore La Spina vuole concludere. Sì, grazie. Concludo dicendo che siamo stati seguiti in media da circa 160 aziende o soggetti interessati e questo mi dà motivo di grande soddisfazione. Naturalmente ringrazio chi ha condotto brillantemente questa sessione di webinar, Maria Teresa Cometto, ma ringrazio anche i panelist Simone Tarantino, Andrea Calcagno, Francesco De Stefano, Josephine Pace e Marta Ghiglioni che hanno tenuto fede, se vogliamo, al titolo Guida pratica per le startup innovative che vogliono entrare nel mercato USA. I loro interventi sono stati tutti orientati a un senso pratico e soprattutto li ringrazio per aver voluto condividere, per aver accettato questo spirito di sharing della loro esperienza con quanti si possono avvicinare a questo mercato e possono trarre le soddisfazioni che pensiamo le startup italiane meritano non solo su questo mercato ma anche a livello globale. Una nota informativa, il desk di tutela della proprietà intellettuale funziona ed è attivo presso l'ICE di New York. Quindi nel momento in cui si comincia a pensare da parte di un soggetto imprenditoriale di startup a quali possono essere le difficoltà, anche nel campo della tutela della proprietà intellettuale siamo in grado di fornire i primi orientamenti. Mi corre l'obbligo anche di evidenziare come presso la sede, il quartier generale di Roma, ci sia un team che si occupa di startup. La collega Gisella De Pace sarà a disposizione per quanti dall'Italia la vogliono contattare anche per tematiche relative alle startup, ma non per il mercato americano. Per quanto riguarda invece il mercato americano, evidenzio come tematiche dello startup siano poi, come dire, trattate dagli uffici che si trovano sul territorio americano, intendo citare appunto Chicago piuttosto che Houston, Los Angeles e Miami, perché soprattutto in occasione della Global Startup Program è venuto fuori la possibilità che ad essere coinvolti dentro le tematiche di sviluppo delle nostre startup siano degli acceleratori che sono distribuiti su questo territorio che presenta in alcuni casi anche delle specializzazioni. Questo della comunicazione, delle peculiarità del mercato americano, che è venuto fuori peraltro da questo gruppo di panelist, è uno dei compiti che ci assumiamo, diciamo, il dovere di svolgere perché, evidenziato anche dall'ambasciatore, c'è la necessità di trasferire informazioni corrette, realistiche, precise, dettagliate su quello che è il mercato americano. Si è parlato di tanti stati con riferimento anche alle diverse regolamentazioni e quindi insisto su questo fatto che il progetto startup può contare su una presenza qualificata istituzionale che va dall'ambasciata al consolato agli uffici ICE e poi naturalmente al contributo, ribadisco, preziosissimo di chi questa esperienza l'ha passata e come risultato evidente da oggi ha l'intenzione, la disponibilità, la voglia di poter condividere le proprie esperienze, le proprie competenze con chi ancora deve arrivare. Quindi un grazie a tutti e soprattutto un arrivederci a New York e negli USA per le startup che ancora sono in un progetto di allestimento in Italia. Grazie ancora.